Ecco qua Luca, super cresciuto. Questa era la prima vaschetta, no? Esatto, quando l'abbiamo preso. Adesso vi mostriamo invece. Sì, che l'abbiamo praticamente cambiata subito la vaschetta perché non è idonea, come avete già detto in molti. Esatto, vi mostriamo invece adesso dove Dove vive? vive. E abbiamo approfittato, visto che dobbiamo cambiargli l'acqua alla tartarughiera, così facciamo un video. Esatto. Bene, quindi questa è la nuova casa di Luca. Come vedete, Sì, beh, è un dimensioni in acquario in vetro. vetro. Le dimensioni. Le dimensioni non ce le ricordiamo, ma insomma mi pare che siano un 90 centimetri di lunghezza e profondità un 35 centimetri. E Niente. adesso vi mostriamo anche gli accessori. Gli accessori, allora. Prima di tutto va messo questa base filtrante, va inserita qua dentro, dove appunto c'è il buco lì, Che è questa, e questa adatta fibra qua. proprio per le tartarughe e gli acquari. Sì. Poi va messo uno scaldatore, scaldacqua. Temperatura è tra i 26 e i 28 gradi massimo, ma 26 è l'ideale, infatti è tratta già a 26 gradi. Qua. E 27 più 28, ma effettivi poi alla fine misura 26. Infatti, per controllare la temperatura dell'acqua, Siamo covidari. abbiamo preso anche questo Sì, termometro, in modo tale da per controllare. vedere la temperatura se è giusta. E ovviamente la pompa l'ho messa qua. Adesso montiamo il tutto. Ecco Luca, abbiamo messo l'acqua. E ho messo anche la lampada UV che ha un timer, abbiamo impostato il timer. Poi abbiamo anche il distributore di mangime automatico. Mangime gli diamo questo qui, che è un cibo un po' per la crescita, e anche questo, non gusci di gambero che ci hanno dato appena ci hanno dato la tartaruga, questa che non nutrono niente la tartaruga. Ecco Luca, è andato già sotto. Ecco. Qua la pompa. Ecco qua, giusto, distributore automatico ha funzionato come orario
ma Luca ancora non ha fame.